Ciao da Svideo! Mi sarebbe piaciuto tanto ascoltare la tesi di RoboJoker. Sì, davvero. Intendo di persona. Però io ho un grosso scoop. Si dà il caso, infatti, che io abbia tra le mani uno dei possibili discorsi di RoboJoker. Venirne in possesso non è stato per niente facile. Quasi più difficile che abbottonare correttamente le asole di questa camicia. Mi sono servito di una squadra che potesse aiutarmi per quanto riguarda echeraggio e volo dei droni. Mi ha aiutato Jackie's Player, il portale di Chris e i due neuroni. Grazie a questa squadra sono venuto in possesso di questo, ma non vi posso dire le dinamiche come hanno fatto. Come dicevamo prima, RoboJoker ha fatto tanti discorsi scritti, quindi noi siamo riusciti a venire in possesso di uno, ma non si sa se sarà proprio questo quello che porterà la tesi. Ma adesso ve lo leggo! Buongiorno, avrei voluto discutere la tesi per cui ho lavorato tanto, ma ieri, guardando il quadro dell'onda nella mia stanza e controllando i peperoncini, ho capito che dovevo parlare di altro. Poi se analizziamo la parola tesi, è composta da te sì, e questo mi ha fatto riflettere. Te sì, io no? L'argomento che avevo scelto era quello che avevo pensato di portare, ma quanti argomenti, se potessero parlare, potrebbero dire e io no? L'altro giorno ho scelto un peperoncino perché mi sembrava migliore degli altri, ma tanti altri peperoncini sembravano buoni. E quell'onda del quadro dove si sta battendo? È come se qualcuno avesse fermato il tempo e l'onda rimane alta e sospesa, ma prima o poi, con il nostro orologio del tempo, dovremo deciderci a farla andare avanti. Il tempo deve andare avanti. E voi professori non avete tutto il tempo del mondo per ascoltarmi. Anche se oggi fossi l'unico a discutere una tesi. Ma io oggi voglio cavalcare quell'onda e non ne voglio rimanere sommerso. Con una corona d'alloro in testa voglio portare l'onda dove voglio io. E tutta quest'acqua non si abbatterà violentemente contro qualcosa, ma sarà un'acqua che darà vita, che darà fonte vitale a tanti progetti che forse da semplici sogni potrebbero concretizzarsi in qualcosa di utile, importante e profondo e vero come sono le mie parole in questo momento. Non cercate di capirmi, perché quando uscirò dalla porta neppure io mi sarò capito. Ma io, con il mio orologio del tempo, tornerò indietro. L'onda ritornerà immobile. Magari sceglierò un altro peperoncino. Magari discuterò della tesi per cui mi ha aiutato Claudio Maiorino. Oppure di un altro argomento. Potrei scegliere sempre cose diverse. Ma quello che non cambia è chi sono io. In tutto quello che faccio e dico, sono sempre io. Ed il guerriero che è in me ha già vinto. Premiatemi come volete, perché io ho già vinto tutto. Perché ho tanti amici e persone che credono in me. E oggi è come se fossero tutti con me, anche se voi non li potete vedere. Grazie a tutti, io avrei finito. Scusate se vi aspettavate un discorso diverso. Applauso! Applauso per questo discorso! Vabbè Robo, a parte gli scherzi, ti auguro davvero con il cuore un in bocca al lupo grandissimo, fantastico, spacca tutto e conquista il mondo, vai grandissimo Robo, ciao, grazie, un abbraccione. E non riesco a fare l'abbraccio perché c'ho la telecamera in mano in questo momento. Ciao.